specifiche dobbiamo aggiustare l'amplificatore perché risponda delle specifiche. Quindi immaginiamo di avere un amplificatore di partenza che abbia un'amplificazione di tensione di 10.000, un'impedenza d'ingresso di 100 kΩ, un'impedenza d'uscita di 200 ohm e un limite superiore di banda di 10 kHz. Quindi l'amplificatore è essenzialmente polo dominante con quel tipo di... Allora ci viene richiesto di modificare le impedenze, quindi aggiustare, inserire una reazione in modo da avere un'impedenza d'ingresso maggiore di 1 megaohm e un'impedenza di uscita minore, anzi anch'essa maggiore di 1 megaohm. D'accordo? Questa non è... questa non è ROF o out RF, ROF abbiamo fatto. Questa è la impedenza d'uscita del sistema dopo la reazione, quindi con feedback. Allora, ci dice, va bene, scegli il circuito per ottenere questo tipo di risultato. E chiaramente dobbiamo subito pensare che tipo di reazione ci vuole, no? Guardate, l'effetto importante è sulla resistenza d'uscita, che va aumentata parecchio, un fattore 5.000 almeno, e poi la resistenza d'ingresso va aumentata un fattore 10. Ok? Fattore 5.000 non è piccolo, però effettivamente abbiamo 10.000 di amplificazione, quindi diciamo ci si può stare. Che tipo di reazione bisogna introdurre? Bisogna aumentare la resistenza d'ingresso, quindi ci vuole un'inserzione di tensione, ok? E bisogna aumentare la resistenza d'uscita e quindi ci vuole un prelievo di corrente, ok? Quindi tipo di reazione che dobbiamo fare ha l'inserzione di tensione e deve avere il prelievo di corrente. Come si fa? Partiamo, immaginiamo che questo sia l'amplificatore di partenza, che più o meno è un operazionale, no? Allora, per l'inserzione di tensione mettiamo qui un generatore di tensione in ingresso e quindi vuol dire che dobbiamo collegare la rete del beta in questo modo, no? Per fare l'inserzione di tensione, quindi questa deve essere la rete del beta come collegata, in questo modo abbiamo un'inserzione di tensione. E poi per fare il prelievo di corrente vuol dire che l'uscita dell'amplificatore deve andare nel carico e poi deve entrare direttamente in ingresso alla rete del beta. Questo è il circuito. Già così è già fatta la rete di... è già fatto il circuito di reazione. Questo vale per qualunque beta più o meno, eh? Questo è il circuito. A questo punto dobbiamo scegliere nel dettaglio come è fatta la rete del beta. Abbiamo un sacco di gradi di libertà, no? Perché in pratica può essere veramente un circuito qualunque. In particolare, vedete, si vede abbastanza bene con questo con questa scelta il sistema. Se beta è passivo rimane stabile, perché vedete, per come l'ho scelto beta verrà, per come viene scelto il beta, no, per come ho scelto i segni beta viene negativo se il sistema è passivo, se il circuito è fatto solo di resistenze, capacità eccetera, no? Perché VF lo prende in quel modo, mentre invece A con E verrà positivo, perché vedete quando VS è positivo il VS va all'ingresso non invertente dell'amplificatore, quindi l'uscita dell'amplificatore operazionale, più o meno questo è un operazionale, diventa positiva e quindi la corrente scorre nel segno positivo, quindi io qui avrò beta negativo, A con E positivo, quindi il fattore di reazione viene positivo. Se il fattore di reazione è positivo il sistema parte con un polo, rimane con un polo, diciamo a parte reale negativa,
quindi rimane stabile. Va bene? Quindi diciamo tutto funziona. Come se scegliamo per il beta? Possiamo, in questo caso la cosa più ragionevole è scegliere il circuito più semplice che ci viene in mente, no? Per esempio quello di prima. Perché con quello di prima io ho in pratica soltanto due resistenze qua, quindi ho due gradi di libertà che corrispondono ai due valori delle resistenze. Probabilmente mi basta, no? Perché io poi alla fine devo solo aggiustare due quantità, devo aggiustare le due impedenze d'ingresso ed uscita e ho due gradi di libertà. Chiaramente il sistema non è perfettamente lineare perché non c'è una relazione lineare tra i parametri e le resistenze d'ingresso ed uscita, ma insomma ce la posso, può essere ragionevole farcela. Uno forse sarebbe poco, se mettessi solo R2 e non R1, forse avrei troppi pochi gradi di libertà per aggiustare due impedenze con un parametro solo. Se ne metto 3, chiaramente, per esempio metto anche un R3 in parallelo all'ingresso, potrei avere ancora un grado di libertà in più, quindi sarebbe ancora più facile aggiustare le impedenze. Però chiaramente mi viene il circuito più complicato. Più o meno 2 può essere la cosa che funziona. Okay. Non è scontato, non lo so io in partenza. Ti ripeto, la relazione tra RIF e ROF, questi due parametri, non è lineare. Se fosse lineare potrei dire con due parametri aggiusto due gradi di libertà, ma se non è lineare io non ho la certezza. Vabbè, allora facciamo così. Quindi come si procede da qui in avanti? Cosa dobbiamo avere? Dobbiamo uscire con... usciamo da questo esercizio, no? Completiamo l'esercizio quando abbiamo i due valori esatti di R1 e R2. Perché i due valori esatti di R1 e R2 ci permettono di calcolare i due valori esatti delle impedenze d'ingresso e d'uscita e verificare se la condizione è soddisfatta. Questo è un classico problema aperto perché ho tante soluzioni buone. Sia la scelta della rete beta è abbastanza arbitraria, e poi anche i valori di R1 e R2 sono tanti possibili, no? Perché poi ho la specifica definita in termini di una disequazione, quindi ce ne sono tanti. Vediamo comunque come facciamo. Dobbiamo calcolare prima i parametri della rete del beta, quindi ridisegno la rete del beta. Quindi in ingresso qua devo mettere U, V la prendo così, VF invece la devo prendere così e IF la prendo in quest'altro senso. Quindi l'espressione del sistema per la rete del beta sarà di questo tipo. Quindi devo mettere come quantità di ingresso la quantità che prelevo, quindi la U, e la quantità di uscita, la prima, la quantità che inserisco, che è VF, e qui mi ci va IF, e qui mi ci va V. Allora, questo è il beta, quindi beta è uguale a VF diviso U per IF uguale a 0. Quindi, dato il circuito, posso scrivere l'espressione esatta. VF diviso U mi dà meno R1, viene negativo perché chiaramente se la U è positiva, essa dà luogo a una VF negativa. Poi ho questa qua è VF diviso IF per U uguale 0, quindi è l'impedenza d'uscita della rete che va calcolata in corrispondenza di U nulla, quindi VF su IF per U uguale a 0, no? Quindi per U, se U è uguale a 0, VF su IF fa esattamente R1. E poi ho RI beta che è questa qua. E questo lo metto a zero per definire. Questa è un'approssimazione, mi devo sempre ricordare che qui sto facendo un'approssimazione. RI beta che cos'è quindi? È V su IU calcolato per IF uguale 0. Quindi V su IU per IF uguale 0 fa R1 più R2. Bene. Una volta fatto questo e ho questa equazione, posso quindi scrivere anche il circuito, disegnare anche il circuito equivalente, no? Perché io qui ho la serie di due termini, un termine beta U, l'altro termine R o beta per IF. Quindi VF la prendo con questo segno, IF la prendo con questo segno, in modo che quel circuito equivale alla prima riga del sistema. La seconda riga del sistema ovviamente è banale e c'è soltanto R beta. Questa è U e questo qui è U.
D'accordo? Allora, a questo punto quindi abbiamo alla fine le nostre incognite saranno R1 e R2, no? Quindi per il momento io ho calcolato i termini della rete del beta in funzione delle due incognite. A questo punto posso calcolare A con E e da lì trovare le espressioni delle impedenze di ingresso e di uscita. Quindi adesso scriviamo la rete per A con E e come è fatta. Ho qua RS e VS, qui c'è RI, qui c'è VI, qui c'è AVVI e qui c'è ROUT. Beta U, fatemi vedere se l'ho disegnato il segno giusto prima. Eh sì, vedete, beta U concorde con VF, quindi questo va bene. E qua devo mettere RL e poi in serie RL c'è R beta. Vedete, questa qui è la U, quindi scriviamo un po' l'espressione completa. Quindi prima VI, VI è uguale a VS, faccio conto per beta nullo, no? Quindi c'è VS per RI diviso RI più RS più R o beta. Poi al posto di U devo scrivere U uguale a AV per VI diviso ROUT più RL più R beta. Va bene? Quindi A con E è U su IS per beta uguale a 0 e quindi mi viene, se sostituisco, viene praticamente AV diviso ROUT più RL più R beta, tutto per RI diviso RI più RS più RO beta. D'accordo? Su VS. Su VS, sì. A con E mi viene positivo, l'avevo anticipato, no? Ovviamente per forza, perché la direzione in cui spinge la corrente è quella che abbiamo fissato. Va bene? Allora, a questo punto abbiamo l'espressione completa, noi possiamo andare a calcolare RIF e ROF, vediamo le condizioni che ci vengono imposte. Dunque, RIF a che cosa è uguale? Abbiamo un'inserzione di tensione, quindi io so che cosa è uguale. È uguale a RI in più R o beta per 1 meno beta A con E calcolato per RS uguale a 0. E questo voglio che sia maggiore di 1 megaohm, d'accordo? Questa è una specifica. ROF invece deve essere ROUT più RI beta che moltiplica 1 meno beta A con E per RL uguale a 0. E questo voglio che sia maggiore di 1 megaohm. Un megaohm, anche questo megaohm serve, sì. Ok, come scegliamo R1 e R2? No, questo è il problema che va risolto. Allora, diamo un'occhiata un po' a qual è la situazione di partenza. Allora, notate un po' la situazione.
R-in quanto valeva? 100 kg, va bene, facciamo proprio un'analisi di questo tipo. R-beta era R1. R-out invece vale 200 ohm e R-beta vale R1 più R2. Abbiamo scritto così. Allora, diciamo, tutto sommato siamo fortunati ad avere delle disequazioni da soddisfare, no? Però cerchiamo di ragionare un po'. Innanzitutto, i fattori di reazione che si usano nell'equazione della prima riga e nell'equazione della seconda riga sono leggermente diversi, ma leggermente. In un caso RS uguale a 0, in un altro caso RL uguale a 0. Ora, ai fini di quello che del conto che andiamo a fare non saranno tanto diversi, quindi immaginiamo che all'incirca quei due numeri si assomiglino, okay? Mi viene abbastanza evidente che se riesco a soddisfare la seconda, la prima sarà molto probabilmente soddisfatta, perché nella seconda parto da una resistenza bassa che è 200 ohm e devo alzare con R1 e R2, nella prima parto già da 100 kΩ. Quindi per esempio potrei dire, vabbè, facciamo così: se io riesco a far che della ROF la prima parentesi sia, diciamo, un paio di kilo almeno, a quel punto cerco di fare il secondo termine almeno 500 e quindi il prodotto mi fa almeno un megaohm, d'accordo? Non voglio fare troppi conti, voglio cercare di fare un ragionamento, diciamo, abbastanza ad alto livello. Perché? Perché tanto comunque non devo ricavare un valore esatto, devo soddisfare maggiore di un megaohm, una condizione molto rilassata. Quindi posso dire, beh, io faccio così, ho due parametri liberi, R1 e R2, uno me lo fisso subito, dico per esempio facciamo R2 2 kΩ. Se R2 è 2 kΩ, la prima parentesi vale almeno 2 kΩ, no, vale 2 kΩ e 2 più R1. A questo punto, con R1, io cerco di imporre che il fattore di reazione valga almeno 500. Ok, spezzo così il problema. Se ce la faccio, a maggior ragione la cosa è soddisfatta per RIF prima, perché parto da una cosa che vale almeno 100 kΩ, per una cosa che vale all'incirca 500, certamente vado sopra il megaohm. Va bene? Quindi, impostiamo così, scegliamo, dunque, ROF è la condizione più difficile. Se poniamo R2 uguale a 2 kΩ e R1 tale che 1 meno beta con E sia maggiore di 500, soddisfiamo entrambe le condizioni. Anzi, facciamo che beta con E sia maggiore di 500, meno beta, tanto è inutile fare uno meno beta con E maggiore di 500. D'accordo? Questo torna. Allora, riprendiamo beta con E. Prendiamolo nel caso in cui RS sia 0 e RL sia 0, perché tanto non ci hanno dato un'indicazione precisa su quanto vale RS e RL. Quindi prendiamo beta con E. Allora, beta con E meno beta con E a che cosa è uguale? Lo prendiamo per RS uguale a 0 e per RL uguale a 0. Allora, beta vale meno R1, quindi meno beta vale R1. Al posto di A con E abbiamo questa espressione. Quindi abbiamo AV diviso R out più RI beta, AV diviso R out più, ops, AV diviso R out più RI beta, che è R1 più R2, per, c'è un'altra frazione, RI diviso RI più RO beta, RS non lo consideriamo, quindi qui c'è un, ops, RI diviso RI più RO beta. Va bene?
Allora, vedete, qui è abbastanza facile riuscirci, no? Perché prendiamo un po' di numeri. Questo è incognita per me, no? È la quantità che dobbiamo ricavare. Io questo voglio che sia maggiore di 500, va bene? Parto bene perché a V vale 10.000. Questa R beta, aspettate, lo sostituisco perché vale R1. Allora, RI vale 100 kg. Giusto? Quindi questo termine RI diviso RI più R1, a meno che R1 non sia molto grande, fa 1 più o meno, no? Quindi qui parto a 10.000 che non ho rovinato ancora. Questo qui vale 2.000, R out vale 200. Allora, vedete, è abbastanza... facile da ottenere, perché io posso andare a risolvere la cosa così com'è, viene un'equazione di secondo grado che è un pochino magari lunga da fare, però posso risolverla facilmente come un'equazione di primo grado. Faccio un'ipotesi di partenza. Qui avete capito che ormai spesso ragioniamo in termini molto approssimati. Immaginiamo, facciamo un'ipotesi di partenza, immaginiamo che R1 sia molto più piccolo di RI, no? E poi andiamo a verificare se è vero. Allora questa frazione praticamente vale 1 e allora la mia condizione diventa R1 a V maggiore di 500 che moltiplica R1 più R2 più R out. Allora questa è un'equazione, questa stavolta è un'equazione di primo grado perché mi viene quindi R1 maggiore di 500 che moltiplica R2 più R out diviso AV meno 500. Ok? Allora, R2 più R out fa 2200. Per 500, 2200 per 500 fa 1.100. 1.100 diviso 9.500, 1.000, ho detto bene? Sì, 1.100 diviso 9.500 fa 115-116. Ok, non so se l'avete fatto, facciamo 116, vabbè, poniamo 116, quindi basta prendo R1 uguale a 120 ohm e ci sono. Quindi anche se prendo 120 ohm, anche l'ipotesi di prima di considerarla molto più piccola di RI è soddisfatta abbondantemente, no? RI è 100 kg e quindi ci sono. A questo punto posso, una volta trovate R1 e R2, posso fare il calcolo preciso dell'RIF e dell'ROF e vedere che effettivamente le condizioni sono soddisfatte. Se provate a fare il conto, viene che sono ampiamente soddisfatte, vengono parecchio più grandi di un megaohm tutte e due. Magari provate a farlo. Però vedete, ho dovuto fare un po' di scelte approssimate perché chiaramente la coppia di R1 e R2 che soddisfa le equazioni diciamo, sta in un insieme infinito, no? Quindi devo semplicemente sceglierne due, non avendo altri vincoli. Potrei avere dei vincoli più precisi oppure potrei avere degli vincoli aggiuntivi. Chiaro che a quel punto il problema si complica, ma insomma, intanto per capire questo aspetto. Ok? Va bene, ci fermiamo qua.